Gli stili di vita di oggi rappresentano una forte fonte di stress che mette a dura prova le risorse del corpo e della mente. Prendersi cura di sé è necessario per vivere meglio e in armonia. Dimagrire, mantenere il peso forma, correggere abitudini alimentari scorrette sono sfide che spesso si affacciano nella vita e che per vari motivi sono difficili da raggiungere da soli. Lo staff del Centro Benessere Città di Forlì si affianca alla persona in questo percorso grazie ad una scrupolosa attenzione alla salute in stretta associazione a trattamenti che preservano l'elasticità dei tessuti. Il tutto sotto stretto controllo medico e grazie ad un metodo che si rifà alle tradizioni del Nord Europa. Dal 1988 siamo a Forlì, in via Macero Sauli 52. Ci occupiamo di obesità, sovrappeso e delle problematiche estetiche associate all'alimentazione e alla perdita di peso, mediante un approccio multidimensionale. Per questo ci avvaliamo di un'equipe di vari specialisti. Abbiamo il dottor Morreale Massimo, medico chirurgo, la dottoressa Faccani Veronica, la nostra biologa nutrizionista, la dottoressa Porretta Bruna, la nostra psicologa psicoterapeuta. Casadei Pierpaolo, cotitolare massaggiatore estetico, Gavelli Renata, la nostra massaggiatrice olistica e Castaldo Sara, la nostra estetista. Il centro offre tre percorsi, nutrizione e benessere, diete personalizzate, protocolli dietetici con sauna e massaggi. Benessere, sauna, massaggi, estetica di base, solarium, fanghi, peeling e bendaggi. E nutrizione, diete personalizzate, protocolli dietetici, intolleranze alimentari e consigli per mamme in attesa e sportivi. Mi chiamo Massimo Morreale, sono un medico chirurgo e medico estetico. Spesso mi chiedono se esiste un peso ideale. Viene definito da un rapporto che è il peso suddiviso per il quadrato dell'altezza e che mi dà un risultato, o meglio un range di risultati attraverso cui possiamo definire se una persona rientra nell'ambito del normo peso o meno. Valori inferiori a 18 diciamo corrispondono a una persona sicuramente sottopeso, valori superiori a 25 corrispondono a una persona in sovrappeso o addirittura obesa. La variazione dei valori è dovuta essenzialmente alla differente quantità o differenti rapporti fra massa magra e massa grassa. Si parte dall'anamnesi, quindi tutta la storia clinica del paziente, dopodiché dobbiamo verificare attraverso gli esami ematochimici la funzionalità epatica, renale, comunque tutte le condizioni ematiche del paziente. Verifichiamo che non ci siano problemi a livello cardiaco attraverso un elettrocardiogramma e poi uno degli esami più importanti è appunto la bioimpedenziometria, che mi stabilisce esattamente la composizione corporea del paziente. Attraverso la composizione corporea riesco a stabilire anche quanto peso deve perdere il paziente, soprattutto quanto grasso. Mai dobbiamo andare a intaccare la massa magra. Ci sono varie strategie per perdere peso. Per la maggior parte dei casi mi avvalgo di una dieta di tipo normoproteico ma chetogenica, ossia vado a predisporre una dieta dove la quantità di proteine giornaliere rispetta diciamo le tabelle nutrizionali, ma è limitata in grassi e in glucidi proprio per creare uno stato, appunto, che è lo stato di chetosi, attraverso cui il paziente riesce a perdere sicuramente peso, perché essere in chetosi significa perdere grasso, e senza andare a intaccare comunque la massa magra, che viene diciamo preservata tramite l'apporto della giusta quantità di proteine. L'essere in stato di chetosi, oltre al fatto che ci permette di perdere peso, è anche vantaggioso perché quando il paziente si trova in uno stato di chetosi riesce a seguire una dieta a contenuto calorico basso ma senza fame, senza stanchezza. Io utilizzo il protocollo SDM, è necessario utilizzare per gran parte della giornata questi prodotti forniti dall'SDM, ma accanto ai quali possiamo assolutamente associare anche prodotti di tipo proteico che uno può acquistare ovunque, accanto poi a delle verdure che uno può utilizzare a volontà. La sauna è un altro meccanismo attraverso cui comunque riusciamo a riattivare in qualche maniera il metabolismo, ci dà una mano in questo, ma anche per perdere liquidi, per migliorare la circolazione, per tanti fattori che sommati vanno a magnificare un pochino il risultato della dieta. I successi, se il protocollo viene seguito, sono pressoché assicurati.
Raggiunto il peso forma, raggiunta una buona autostima, proprio perché il paziente si vede meglio, sta meglio a livello fisico, ma anche a livello psicologico, è anche importante prendersi cura di se stessi, cercare di migliorarsi. A questo punto, qui nello studio di Forlì, possiamo anche lavorare utilizzando la medicina estetica, vari trattamenti sia sul corpo sia sul viso. Nel corpo possiamo lavorare cercando di eliminare le piccole adiposità localizzate che possono essere rimaste comunque dopo la dieta. Nel viso possiamo ripristinare innanzitutto i volumi persi sia con il dimagrimento ma anche con l'avanzare dell'età, per donare un aspetto sicuramente più florido al paziente stesso. Dal semplice peeling che mi lavora a livello superficiale per avere una pelle più luminosa, alle biorivitalizzazioni soprattutto per l'idratazione della pelle, e i filler per un trattamento un po' più profondo, più incisivo, ma molto importante proprio per ridare sostegno ai tessuti. Esiste un trattamento che è utilissimo, secondo me, dopo la dieta, che è la carbossiterapia. Un trattamento che prevede di utilizzare CO2 iniettata in vari distretti, molto utile nei casi, per esempio, nelle gambe di cellulite, di adiposità localizzata e soprattutto in quelle gambe che risentono di una cattiva circolazione. Mi presento, sono Veronica Faccani e sono biologa nutrizionista. Premettendo prima di tutto che non siamo tutti uguali, ognuno dovrebbe avere una alimentazione personalizzata in base ai vari stili di vita e alle proprie abitudini. Mi occupo di donne in gravidanza, allattamento, svezzamento, negli sportivi, nei bambini e negli adolescenti, e inoltre lavoro poi con le patologie, quindi possiamo avere problemi per le intolleranze alimentari oppure delle allergie, oppure per varie patologie, da quadri a livello gastrointestinale a patologie più complesse come patologie autoimmuni. Se uno è ad esempio invece vegetariano o vegano, abbiamo anche la possibilità appunto di lavorare insieme e andare a creare un'alimentazione adeguata a questi tipi di regimi. Dieta dal greco significa stile di vita, quindi non deve essere considerato un breve periodo di restrizione calorica e temporanea per poi tornare alle abitudini precedenti, ma dovrebbe essere piuttosto un percorso che ci permette di creare un nuovo stile di vita sano ed equilibrato. Dobbiamo imparare a conoscere gli alimenti, le loro qualità e le loro proprietà, e far sì che quindi riusciamo a differenziarli dal cibo spazzatura o peggio da quello che è falsamente sano. È importante non cadere nei facili trabocchetti di diete che vengono trovate per esempio sui giornali o diete fai da te, perché facilmente magari possono anche arrivare dei risultati, ma molte volte sono risultati momentanei, i chili tante volte persi vengono ripresi molte volte con gli interessi, quindi sarebbe molto importante rivolgersi a dei professionisti del settore che hanno studiato per poter appunto elaborare dei piani personalizzati. Mi chiamo Bruna Porretta, sono psicologa psicoterapeuta e lavoro qua al centro. Mi capita spesso, quando incontro i pazienti che iniziano la dieta o sono a metà di una dieta, mi chiedono un po' quale possa essere la soluzione un po' magica per arrivare al dimagrimento definitivo totale. Quello su cui è importante lavorare e su cui puntiamo l'attenzione in primis è proprio la motivazione, che può essere, non so, voglio dimagrire perché respirerò meglio, voglio dimagrire perché mi voglio mettere quella giacca che mettevo 2 anni fa e mi stava proprio bene. Oggi come oggi il supporto psicologico anche per il dimagrimento, per quella che può essere una sovralimentazione, un'alimentazione in realtà un po' disordinata, incomincia a essere fondamentale, proprio perché il pensiero precede quello che è il comportamento del mangiare. Per cui molto spesso io con i miei pazienti parlo anche di dimagrimento mentale: quanto tempo passo a pensare al cibo, quanto tempo passo a
pensare a come dimagrire, a come trovare la soluzione, anche un po' tutta quell'ossessività che c'è intorno a quella che può essere un'alimentazione un po' disorganizzata. Qui al centro uno dei metodi innovativi è proprio quello di integrare quelli che possono essere sia dei percorsi di gruppo che dei percorsi individuali per il dimagrimento. Il percorso di gruppo è un incontro tra persone dove si confrontano anche sugli aspetti un po' più pratici, no? Dell'iniziare e del fare la dieta, che possono essere come fare la spesa, come rispondere a qualche pensiero che ci vorrebbe un po' sabotare questo percorso, come fare nel momento in cui sono la sera a casa da solo e avrei voglia di mangiare. Dall'altra parte abbiamo invece quelli che possono essere dei percorsi individuali che vanno a rispondere sia a un bisogno anche di approfondire le motivazioni e in più un rapporto magari intimo e da solo con questa parte importante della propria vita. Quando affrontiamo un percorso di dimagrimento cerchiamo un po' di capire anche quelli che sono gli obiettivi che il paziente propone. Diciamo che lo staff medico e il supporto psicologico aiutano un pochettino anche a comprendere quello che può essere la differenza tra un peso ideale, vorrei pesare 50 kg, e un peso che noi chiamiamo realisticamente mantenibile, che magari invece di 50 è 60. Restringere molto spesso poi porta a un effetto contrario, no? Che è quello poi dell'abbuffarsi o di quello di a un certo punto mollare perché è troppo rigido e quindi tornare di nuovo nei meccanismi, no? di prima. La possibilità di poter usufruire di colloqui psicologici permette anche una modifica definitiva di quello che è il nostro stile alimentare, soprattutto della funzione che ha l'alimentazione per noi, no? Dare un consiglio a tutte le nonne di non dare caramelle ai bambini quando piangono, così evitiamo di insegnare che quando si sta male il cibo ci fa star bene. La nostra sauna è finlandese, molto spaziosa, con la possibilità di ospitare fino a 30 persone. I benefici della sauna sono: stimola l'aumento delle endorfine, disintossica il corpo, rinforza il sistema immunitario, riduce l'insonnia, rallenta il processo di invecchiamento, aumenta la concentrazione, stimola l'eliminazione dei liquidi che ristagnano nel nostro organismo contrastando gli inestetismi della cellulite e, secondo uno studio dell'Università della Finlandia, riduce persino il rischio di attacchi cardiaci e abbassa del 66% le probabilità di ammalarsi di Alzheimer. E vogliamo ricordare che è la regina del relax. La sauna è importante per la dieta perché il meccanismo che aiuta a perdere peso è: con il calore aumenta la frequenza cardiaca e l'incremento del battito determinano un consumo maggiore di calorie. Durante una sauna di circa 20 minuti il nostro corpo riesce a bruciare persino 300 calorie, lo stesso numero consumate con una camminata di circa 2 ore o una corsa di 30 minuti. La sauna andrebbe fatta 2 o 3 volte alla settimana per circa 45 minuti, intervallate da delle docce fredde. Infatti servono a riportare il corpo alla sua temperatura normale per poter affrontare ulteriormente le altre sedute di sauna. Gli effetti della sauna si protraggono per circa 7 giorni. Insomma, non potete certo dire addio alla dieta dimagrante, ma la sauna può diventare un buon alleato nella lotta dei chili di troppo. Il massaggio effettuato dopo la sauna è consigliato perché va a completare con la parte fisioterapica il percorso. Il massaggio ha una funzione fondamentale perché ha un effetto modellante, rassodante e agendo su cosce, glutei e addome consente di sciogliere gli accumuli di grasso localizzati in queste zone. Inoltre produce un rilassamento generale del corpo, allevia le tensioni muscolari e provoca un aumento della microcircolazione, andando a contrastare infiammazioni ed edemi. Ai massaggi si possono abbinare fanghi e bendaggi. I fanghi perché hanno un'azione antinfiammatoria su ossa, tendini, articolazioni e cartilagini, mentre in campo estetico sono rivolti a eliminare i liquidi in eccesso, trattenuti nei tessuti di gambe, addome e fianchi. Invece i bendaggi svolgono un trattamento drenante, determinando una riduzione degli adipociti, con conseguente progressiva eliminazione delle adiposità localizzate. Riducono il gonfiore e la pesantezza alle gambe, andando a migliorare il sistema circolatorio e linfatico.
Un dimagrimento effettuato solo con una dieta alimentare non è sufficiente, perché se abbiniamo ad una dieta sauna e massaggio avremo un dimagrimento più rapido con risultati migliori, un rassodamento e tonificazione dei tessuti, evitando la formazione di rughe e inestetismi dovuti al calo di peso. Il Centro Benessere Città di Forlì utilizza esclusivamente creme naturali, biologiche, certificate, con varie proprietà, elasticizzanti, riducenti, tonificanti e rassodanti, ideate per la cura del corpo efficace, naturale ed anche rispettosa dell'ambiente. Il Centro Benessere Città di Forlì propone per chi lo desidera altri trattamenti mirati per la bellezza di lei e di lui, quali cura del viso, pulizia con ultrasuoni, consigli e make-up, epilazione varie parti del corpo e poi trattamenti spa mani e piedi, tra i tanti trattamento alla paraffina e manicure giapponese per le unghie naturali a base di cera d'api e polvere minerale che permette di rafforzare e ottimizzarne la crescita, smalto semipermanente e tanto altro per garantire mani impeccabili ed un aspetto curato in ogni occasione. Il Centro Benessere Città di Forlì si avvale di professionisti che riescono davvero a mettere a loro agio i pazienti. Non numeri, ma persone con un nome, una loro vicenda e i loro obiettivi, che vengono ascoltati attentamente per trovare un percorso individuale e personalizzato. Ciao, mi chiamo Mirko, è una decina d'anni che vengo qui al Centro Benessere Città di Forlì. Mi trovo benissimo, inizialmente ero venuto per perdere chili, peso, e ogni tanto torno perché purtroppo la vita di oggi ti porta a prendere ogni tanto qualche chilo in più, ma venendo qui si ha sempre il risultato quasi immediato, quindi ti carichi e torni volentieri. E poi oltre al discorso di dimagrire ho trovato un ambiente bellissimo, una famiglia quasi per me ormai, qui mi trovo veramente in casa, ci sono Paolo e Gabriella che sono due ottime persone, vengo volentieri perché mi rilasso anche dopo qualche giornata stressante al lavoro, torno qui, mi rilasso, mi metto in sauna e sto benissimo. Poi una cosa bella è che qui c'è il massaggio, cioè sono le forti braccia di Paolo e il suo staff che fanno i massaggi, e non solo le donne ovviamente, lo fanno anche gli uomini, quindi uomini tranquilli, è un massaggio molto rilassante e drenante. Lo consiglio alla grande a tutti quelli che vogliono venire anche solo per rilassarsi, ripeto, e se chi vuole perdere peso, questo penso sia il posto numero uno. Vi aspetto perché mi avesse riconosciuto nelle mie serate, nei miei concerti, così vedrete di persona gli effetti della sauna. Se mi vedete con qualche chilo in più, mi ricordate, Mirko, è ora di andare in sauna, così mi aiutate a stare in forma. Grazie mille, ciao! Mi chiamo Boschetti Fabio, sono di Cesena e faccio l'imprenditore. Mi trovavo in sovrappeso e ho deciso di frequentare la sauna di Forlì. Qui ho trovato uno staff di medici che mi hanno seguito in tutto il mio percorso di dimagrimento. Mi sono trovato molto bene, lo staff è molto valido e molto competente. Terminato il mio percorso, continuo a frequentare la sauna per relax e mantenimento. Tutte le volte che vengo mi pesano, così ho il controllo continuo del mio percorso. Consiglierei a tutti di frequentare questo ambiente, la sauna di Forlì, in quanto dà ottimi risultati. Sono Matteo, frequento il Centro Benessere Città di Forlì per mantenere i chili persi nel tempo. Ho perso 17 chili, risultati si vedono e ne sono estremamente contento. Ambiente gradevole, la consiglio a giovani, meno giovani, e per rilassarsi e al contempo perdere qualche chilo di troppo. Mi chiamo Lorena e frequento questo centro da molti anni. Inizialmente dovevo perdere un pochino di chili, ci sono riuscita con una certa facilità. Da quella volta lo frequento perché trovo mi dia un buonissimo equilibrio psicofisico. Non è un ambiente sofisticato, anzi, è un ambiente familiare. Lo staff è particolarmente accogliente. Tutte le volte che posso trascorrere qualche ora qua all'interno del centro sono veramente, veramente contenta. Ciao, mi chiamo Cinzia, vengo qui al Centro Benessere da circa 15-18 anni. E niente, più riprese, si viene, si va. Si aumenta di peso, si diminuisce, però il fatto di questo posto è che è molto bello, si sta bene, i ragazzi sono molto professionali,
ti aiutano, ti stanno vicino. Con i vecchi frequentatori ormai ci conosciamo e non hai neanche più l'imbarazzo di entrare in sauna con 10 kg in più, 15 in meno, che altro, di farti vedere in costume, non te ne frega proprio niente, insomma non te ne accorgi neanche. Ci sono vari tipi di diete, quindi puoi seguire quella che più ti si addice, insomma, che in quel momento va bene per te, anche perché dopo qualche mese può più non andare bene perché magari ti sei stancato. I medici anche sono molto disponibili, chiacchierano fra di loro, quindi insomma sanno quello che tu stai facendo, e c'è anche un supporto psicologico che non va anche bene, insomma. Io è una cosa che consiglio. Aspetti positivi, ma ce ne sono tanti: professionalità, cortesia. È un ambiente molto, molto easy, si sta bene. Aspetti negativi, aspetti negativi, non ce ne sono. Io almeno non ne ho trovati, poi non lo so. Mi chiamo Roberta, frequento questo centro da 29 anni, conosciuto tramite il passaparola, e secondo me questa cosa funziona. Il centro ti dice che il centro funziona, il fatto che non è pubblicizzato, che comunque sono 30 anni che fa attività, e ultimamente, sembra che siano 4-5 anni fa, è diventato cooperativa, cosa che io apprezzo perché anch'io faccio parte del mondo della cooperazione. Non vengo qui regolarmente, però quando ne sento l'esigenza devo venire, perché qui mi sento veramente apprezzata e coccolata. Vorrei veramente ringraziare il centro, perché sono persone che ti fanno sentire bene. Sono io il fulcro di loro per quelle 3 ore che sto qui dentro. Dimagrire è davvero possibile. Loro ci sono riusciti, aiutati da professionisti che soprattutto credono in ciò che fanno e ci mettono esperienza, professionalità e la loro faccia. Vi aspettiamo a Centro Benessere Città di Forlì, a presto. Diminuire di peso per guadagnare in salute, sicurezza in se stessi e stare bene, si può. Centro Benessere Città di Forlì, la forma della leggerezza.